Ciao, ciao, belli! Ciao. Ciao, siamo al parco di Treia. Eh sì, eravamo da queste parti e delle indicazioni così, come si faceva una volta, verbali. Siamo quindi niente tom tom, niente. Siamo andati, volevamo andare al parco di Veio. Soltanto che sto parco pare che è una città e non si capiva da dove c'entrava. Abbiamo chiesto, ci hanno detto: guardi, qua va più avanti, lì forse troverete trovate un altro parco. Alla fine, non so che c'è, ci stanno le cascate del Niagara qui vicino, e quindi siamo venuti di Monte Gelato si chiama. Perché è gelato? L'hanno gelato? Sicuramente è gelato. Adesso un gelato, quanto pagherete? Guardate un po' i signorini che stanno combinando. Lì dentro, poi questo parco è molto bello perché ci sono gli animali. La cosa bella di questo parco è che gli animali a turni li lasciano liberi. Ciao, ecco l'asinello. Ciao, asinello. Quindi sono abituati a stare con in mezzo alle persone. Ciao, mamma. C'è la mucca. Ciao, mamma. La mucca è sempre molto stanca. Ci sono gli animali, gli asini. Comunque, nel video di oggi vi volevamo parlare di... Oi, non tirare i capelli a Christian, è terribile. Non si alzano le mani. No. Non si fa così? No. Una cinquina adesso che... Perché no. Christian ride, tu non ridere, Cri. Tu non devi ridere, quando lui ti alza le mani, gli devi dire no, non si fa. Va bene? Va bene. Se tu ridi è normale, cioè che lui ti rialza le mani un'altra volta, perché dice tanto gli fa piacere. Ti fa piacere? No. Allora, glielo devi dire. Esatto, gli dici no, non si fa. Guarda, no, ti ha fregato i calzini, Cri. Mazza che puzza, Cri. Mappa che puzza, arrivo fino a qua. Dicevo, stiamo lavorando su tante autonomie, perché come sapete Christian ha compiuto 14 anni e adesso stiamo attraversando, diciamo, un periodo, diciamo, un po' particolare. Ce ne saranno sempre, esatto, di periodi particolari, perché comunque sapete, con l'autismo, ma in generale nella vita di ogni figlio, chiaramente per noi è un pochino più intensa, chiamiamola così la cosa, un po' più intensa. E quindi adesso stiamo lavorando sul bagnetto, sul fare la doccia in tempi veloci, perché fosse per lui sta un'ora a fare la doccia. signorino? Sì, lui si scorda proprio che l'acqua costa, che no, lui si butta là in acqua aperta, un'ora, un'ora e mezza. Infatti gliel'abbiamo spiegato che comunque l'acqua costa soldini, quindi comunque per fargli capire causa effetto. Deve sapere non solo che il costo, che vabbè è importante, ma anche lo spreco, su molte cose lo fa, ma si deve concentrare che alcune cose non vanno, cioè l'acqua del rubinetto non va aperta così, è che poi c'è uno spreco che non va fatto. Infatti, lo sai che gli ho detto, sai che non possiamo sprecare l'acqua perché ci sono tanti bambini che non hanno l'acqua in Africa, no? Allora gli ho fatto vedere nel telefono, gli ho fatto vedere delle immagini, gli ho detto pensa che loro a volte stanno giorni senza bere l'acqua perché non ce l'hanno, quindi tu non la puoi sprecare. E lui mi fa ieri è uscito dalla doccia e fa: ho fatto la doccia per poco tempo e così i bambini dell'Africa ce l'hanno l'acqua. Io dico, amore, magari fosse così, giustamente il suo ragionamento è allora se io risparmio in qualche modo arriverà a un'altra persona, no? Magari fosse così semplice, secondo lui il suo concetto era, se me l'hai spiegato vuol dire che esatto, capito, io risparmio per dare però a qualcun altro. Però ha anche un senso, perché tu mi dici a me che se io consumo troppa acqua poi loro non ce l'hanno, io dico vabbè consumo di meno e in qualche modo arriverà l'acqua, insomma. Però vabbè, stiamo cercando di sensibilizzarlo perché è giusto, perché a 14 anni non può stare eternamente Yolanda in bagno. Sì, no, perché lui mette la doccia, guarda di qua, sapete come fanno i ragazzi con autismo, no? Cioè guarda di qua,
Attenzione! Guarda, Poi l'acqua scorre, guarda dall'altra parte, poi si mette a guardare le manine, fa così. E sì. quindi gridi, devi concentrare. Capelli 1, 2, 3, 4, 5, 6, conta fino a 20. Ok, shampoo 1, 2, 3, 4. Deve essere molto, Molto molto pragmatico. metodico. Dobbiamo contare. Inizialmente sì, poi a un certo punto non conterà più, ma Ballerà mentre. avviene, diciamo, la cosa in automatico, Vabbè, diciamo. l'importante è che Però capisca adesso sta contando, quindi cosa vuol vabbè. dire la doccia veloce, perché adesso quando giustamente lui l'altro giorno ha chiesto, ma veloce che cosa vuol dire? Cioè che cos'è? Me lo spieghi com'è Bravo, veloce? sì, è E vero. quindi Infatti siamo non. rimasti così, abbiamo detto bravo, Gri, ha Perché fatto tu un'ottima mi domanda. chiedi che sia veloce, ma che cosa è veloce? Quanto deve essere veloce una doccia? Perché veloce può essere mangia veloce è un tempo, fare la doccia veloce è un altro tempo, vestiti o mettere un paio di scarpe, quindi ognuno ha il suo tempo. Quindi lui voleva capire Giustamente. che tempo, quanti minuti che doveva stare sotto la doccia per capire quando la faceva con tutto il tempo del Infatti, mondo e quando era veloce. inizialmente abbiamo pensato di mettere la sveglia, perché solitamente si fa così, anche per fare i compiti, si mette una sveglia anche col telefono, quindi quando sentono il suono, ok, devi finire. Però tu nel frattempo lo scorrere, diciamo, del tempo in questo modo non lo vedi, quindi per noi era importante non solo che lui sapesse quando dovesse finire, anche perché se hai i capelli tutti schiumosi e suona improvvisamente la sveglia, non è che esce così. Quindi ecco, deve capire quanto tempo ci vuole per fare Ogni ogni cosa. cosa. Ecco, e quindi vabbè, piano piano ci stiamo riuscendo. Oggi vi facciamo vedere adesso, ha fatto una cosa molto bella. E noi di solito lo accompagniamo all'interno del bar quando deve chiedere qualcosa, un gelato, insomma, l'accompagniamo e lo guardiamo. Quindi anche se magari paga lui, fa le cose da solo, diciamo anche quando va a fare la spesa, l'avete vista tante volte mentre fa la spesa, però ci siamo lì con lui. Questa volta invece abbiamo aspettato fuori dal bar e gli abbiamo detto: vai, prendi un po' quello che ti serve, tieni 5 euro, porta un caffè a papà, mi raccomando, prendi il resto. Solitamente lasciava i soldi là sul bancone o li lanciava prima o dopo. Lui te la Invece siede. stavolta è stato attento, ha portato Vabbè, i non soldi. raccontare, non raccontare. Vabbè. Guardate un po' il video che gli abbiamo fatto appena uscito dal bar. Questa è una grande vincita, come si Esatto. dice, un traguardo. Una vittoria. Una vittoria, un traguardo, sì. Siamo molto contenti perché questo, insomma, è un'altra autonomia raggiunta Esatto, da e come si Cristo. dice dalle parti nostre, anche qua, da cosa non c'è cosa, quindi verranno, sono sicuro che No. diventerà sempre più indipendente, questo Allora, noi è. vi lasciamo adesso col video e intanto andiamo a vedere le cascate e poi facciamo vedere anche loro Del Niagara? per finire. Del Niagara? Dai, le cascate di Monte Gelato, quindi quella cosa era Ma senta, gelato. ma, mi scusi, ma Andiamo. cerco o no la coppetta? Dai, baci, ciao Ciao, 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 ciao! ciao, ciao, ciao. Cristian dov'è? Ciao! Cristian sta di là Cristian su sta di là. là! Ciao mamma! Ora mamma! Dov'è mamma? Ecco mamma! Ciao mamma! Mamma! Ecco Dai! mamma! Guarda che faccia. Soldini. E i soldini? Ai, bravo, ce l'hai fatta a portare tutto. Che bravo, amore mio. Ma mi dai un pochino del tuo ginseng? Sei contento che sei andato da solo? Cosa sta facendo l'asinello? Che cosa sta facendo l'asinello, no? Cosa fa l'asinello? C'hai caldo? È ora di metterci la camicia. Non te la togliere più ora. Ok.